con un'autorevolissima persona che, è da anni, vi ripeto, che i palcoscenici li frequenta e li usa quasi, posso dirlo, come cattedra, perché lui quando è sul palco insegna la metodologia anche della nostra cultura, della nostra Sardegna, delle nostre tradizioni. Ecco perché lo voglio richiamare qua, assieme a me sul palco, perché sarà lui a presentarvi un duo che già noi abbiamo avuto il piacere di avere a Sardegna Eras nel periodo scorso, ma voglio che sia Ottavio Nieddu a presentare il Fantafolto. Caro Tonino, ti ringrazio perché mi dai una possibilità piacevole, nel senso che loro sono intanto due cari amici che io stimo da quando hanno cominciato, insomma, ad attraversare questo territorio musicale dell'isola, e poi perché loro ci permettono di fare una riflessione importante sulla musica popolare della Sardegna. Il duo Fantafolk è formato da due musicisti che hanno proprio due formazioni solo apparentemente differenti, perché Andrea Pisu arriva dal Sarrafo, da Villa Puzzu, ed è un suonatore di launetta, un launettista, che appunto ha la fortuna di nascere in quel luogo dove sono nati i più grandi maestri di tutti i tempi conosciuti delle launette. Se allora lui, come dire, ha respirato quell'aria, ha frequentato quella scuola, si è formato, si è stratificato con quella conoscenza e quindi è diventato uno dei principali esponenti di questo mondo della musica per launeddas, che è quel congegno fonico straordinario che fa diventare la terra suono, canto, no? Un elemento semplice, le canne che con l'ingegno dell'uomo, con l'artificio dell'uomo, diventano strumento per una musica sublime. E si incontra con un altro musicista giovane che invece non sceglie uno strumento autoctono proprio della nostra terra, ma uno strumento di importazione che arriva 2500 anni dopo, nella 1829, il primo brevetto dell'accordeon, quindi dell'organetto diatonico, ma anche lui ha una forte corazza e stratificazione di quei suoni della tradizione, perché è la sua terza generazione familiare. Il nonno era uno di quei musicisti che, come dire, è nato nella linea di Mesania, nell'Alto Oristanese, abbracciava tutte quelle sonorità che accompagnavano le comunità nella festa del ballo popolare del Campidano e del centro-nord Sardegna. E poi il padre, anche lui musicista, organettista, che ha avuto anche un ruolo molto importante nella città di Oristano, di riaccendere la fiamma dell'interesse sul ballo popolare. E poi nasce Vanni Masale. Allora, lui che ha respirato quell'aria della tradizione, ci fa capire come invece la musica è profondamente viva e ciascuno dei musicisti la interpreta, come dire, a seconda della sua capacità, formazione, conoscenza, talento, eccetera. Allora ecco che l'incontro fra due strumenti che nascono al servizio della comunità, quindi nascevano per far ballare la gente, quindi non avevano interessi di estetica musicale, perché servivano soltanto per ballare, oggi invece diventano straordinarie occasioni di concerto. Quindi noi oggi li ascoltiamo e non balliamo, ma ammiriamo la loro capacità, i loro virtuosismi, e abbiamo il piacere di sentire tutte quelle nodas che sono le frasi musicali che compongono l'architettura della musica popolare sarda. E insieme sarà straordinario, perché partiranno da quelle stratificazioni della musica popolare per abbracciare poi con il loro talento fantasia, mondi lontani. Quindi sentiremo come fantafolk diventa, come dire, creatività di una musica popolare. Entreremo in una delle più celeberrime composizioni di Simon & Garfunkel, cioè The Sound of the Silence, che è un brano che quelli della mia generazione, come dire, hanno profondamente respirato e custodito dentro negli anni 60, 64 mi pare, e loro la rileggono in una maniera veramente particolare ma molto molto sensibile. E poi chiuderanno con una cosa che anche qui è interessantissimo, e seguiamoli con attenzione, perché loro hanno creato questo brano che si chiama Frillu, che in realtà è un po' il free della libertà, ma è il dillu del ballo popolare sardo. E allora la libertà
di interpretare il ballo, sradicarlo dalla piazza, portarlo sul concerto, riportarlo nella piazza, quindi questo gioco costante di rimandi che solo i grandi talenti possono fare. Quindi ecco che Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala diventa un'occasione assolutamente piacevole della godibilità della musica popolare in una versione nuova, contemporanea e aperta al Mediterraneo, al Nord Europa e invece stratificato nell'isola. Basta soltanto allora presentarli e chiamarli qua sul palco, Vanni Masala e Andrea Pisu, e ringraziare soprattutto Ottavio. Io ero qua davanti, mi sembrava di essere in televisione, cioè me lo guardavo così, dicevo non cambio canale, ti giuro, perché no. A proposito di Vanni e di Andrea, soltanto una brevissima cosa: 2016 loro hanno preso è stato riconosciuto un prestigioso premio, che è il premio Maria Carta della grandissima artista Maria Carta, e con questo volevo anche ringraziare la Fondazione Maria Carta, con la quale la Sardinia Eras ha il piacere comunque di condividere alcuni momenti, e tra questi anche quello di Sardinia Eras. È un piacere, dopo le bellissime parole di Ottavio, soltanto ascoltarvi e ammirarvi. Il duo Fantafolk, signori.